Eccoci qui, scheda condizionatore, unità esterna, scheda inverter, scheda Mitsubishi, chirigamine, costo 1200-1300 euro, il climatizzatore, la scheda soltanto costa 600 euro, metà clima. Allora andiamo a inquadrare la scheda, andiamo a vedere il problema di questa scheda, andiamo a vedere l'errore che dà la scheda. 8 lampeggi sta come errore sovraccarico al compressore, problema al compressore. Andiamo a vedere il problema che aveva questa scheda. Qui ho rifatto le piste perché aveva una pista interrotta. Abbiamo ricostruito la vista. Ho ripassato più piste perché c'era dell'ossido, la vernice sopra si era diciamo ossidata e quindi ho dovuto toglierla e rifare le piste. Una pista era interrotta. E cosa sono queste piste? A cosa servono? Ne ho parlato in più video. Quindi che cosa succede nel momento in cui il climatizzatore tenta di far partire il compressore, non parte, da un piccolo spunto, ma non parte perché una pista di queste è aperta. E queste piste che cosa fanno? Vanno direttamente sull'IPM, per cui dall'errore il clima, errore PM, va direttamente sull'IPM. All'interno dell'IPM ci sono 6 MOSFET. In questi 6 MOSFET, ognuno di loro ha un gate. Il gate, per chi non lo sa, è la parte in cui il MOSFET dà l'avvio alla parte di potenza del MOSFET, quindi viene gestito in bassa tensione. E chi gestisce il MOSFET lo gestisce il microprocessore. In effetti, queste piste provengono dal processore per poi arrivare sulla parte di bassa tensione dell'IPM. Questa è la parte di alta tensione, questo lato, e questa è la parte di bassa tensione che viene gestita tutta dal processore. La maggior parte dei pediti vengono gestiti dal processore. Ovviamente, per chi vuole approfondire, si può anche scaricare il datasheet per trovare la sigla del per fare riferimento al datasheet, bisogna comunque capovolgere l'IPM, cioè la sigla sta dall'altra parte, quindi bisogna o rimuovere l'IPM. Da qui si intravede un po', eccolo qui, si intravede un po', ma comunque non credo che basti a verificare la sigla del PM, quindi bisogna rimuovere l'IPM, non è una cosa semplice. Bene, detto questo, molti sicuramente staranno pensando: un condizionatore che costa tanto non si può rovinare. Non si dovrebbe rovinare. Purtroppo l'elettronica porta comunque a rovinarsi con il tempo, per quanto costosa sia, per quanto monti componenti di prima qualità. E comunque, ripeto, è una scheda fatta bene, una scheda che ha la qualità. Sicuramente il condizionatore costa anche perché ha tanta tecnologia sopra il climatizzatore, poi non è la stessa cosa. Molti magari mi hanno già scritto in passato nei commenti che un condizionatore di fascia bassa è uguale a un condizionatore di fascia alta come questo. Non è così, perché a parte la qualità sulla scheda, poi tutte le schede si possono rompere, tutte le schede possono essere soggette a rompersi. Ci mancherebbe, perché stiamo parlando di elettronica. Ovviamente questo ha già un po' di anni, questo climatizzatore, però non è giustificabile. Voglio dire, non sto giustificando il climatizzatore, la qualità c'è sicuramente. È da tener presente, soprattutto e innanzitutto, quando si va a comprare un climatizzatore, poi questo faremo un video a parte, la prima cosa da chiedersi:
e per cosa ti serve. Se ti serve per la pompa di calore, se ti serve per il raffreddamento o riscaldamento. Bisogna anche vedere nella zona in cui si abita perché. Perché è importante anche perché se abiti magari in una zona fredda e ti serve per la pompa di calore, è importante comprare un climatizzatore come questo. Riesce a lavorare anche a meno 25 gradi, cioè quello è il range massimo che porta un chirigamine, a differenza di un climatizzatore di fascia bassa che porta a meno 10. Però vi posso garantire che i climatizzatori di fascia bassa già a 1 grado, 2 gradi vanno in blocco, vanno in sbrinamento, mentre questi qua riescono a scendere, a lavorare a gradazioni più basse. Poi c'è da dire anche l'estate, se vi serve in raffreddamento, tenendo presente che al sud ci sono giorni di estate che superiamo anche i 40 gradi. Alcune macchine non riescono a raffreddare come quelle di fascia bassa. Perché? Perché bisogna andare sempre a vedere la scheda tecnica quando compriamo un condizionatore. È importante, per questo alcuni clima hanno un range massimo di 42-43 gradi di fascia bassa, questo arriva a 50. E tener presente anche questa cosa è importantissima. Quindi, prima, questi sono fattori da tener presente nei momenti in cui si va a scegliere il climatizzatore, per quale motivo stai comprando un climatizzatore, per raffreddamento o per riscaldamento. Quindi bisogna vedere ER e COP. Quindi quelli sono importanti perché fanno riferimento alla potenza nominale caldo e freddo. Bene, detto questo, passiamo alla scheda. Andiamo ad identificare la scheda perché vediamo come è strutturata, come è fatta, identificare qualche componente che potrebbe sempre servire. Allora, abbiamo l'entrata 220 volt, di cui io già ho messo un morsetto blu e marrò. Abbiamo la parte rossa di comunicazione seriale tra le due unità, unità esterna e unità interna, quindi questo è il cavo di comunicazione, unico cavo che si appoggia sul neutro. Abbiamo la parte di filtraggio, un relè dove va a chiudere il contatto e una linea della 220 volt arriva sul ponte diodo. Qui abbiamo due cavetti, giallo e questo è un marroncino da mettere sul reattore. Questi due vanno sul reattore, vanno in questo modo. Poi abbiamo due ponti diodi perché un ponte diodo serve per la parte di potenza e lavora insieme all'IPM, quindi rettifica la tensione che arriva ad alternata diventa continua insieme ai condensatori per stabilizzare la 300 volt, perché qui già abbiamo una tensione polarizzata 300 volt, e sull'IPM arriverà negativo e positivo dai pin estremi dell'IPM, e poi abbiamo i tre pin dell'uscita del compressore. Abbiamo due ponti diodi perché uno lavora insieme al MOSFET e sono separati da quest'altro perché lavora insieme al MOSFET, è indipendente tra ponte diodo MOSFET per dare una performance migliore sull'IPM e sul compressore. Poi abbiamo la parte primaria, che è questa zona qui,
parte secondaria che possiamo poi vedere. Abbiamo qualche diodo, una, due, per poi prendere i valori, le uscite sul secondario. Qui abbiamo un oscillatore MOSFET che va a switchare insieme al trasformatore e un TNI 267PN. È importante perché questi, se molte volte esplodono, e serve per identificarli. Questo è un altro IPM posto in verticale e abbiamo qui il raffreddamento, una piastra di raffreddamento coperto da una piastra di raffreddamento. Questa piastra in alluminio è saldata sulla scheda. Intorno c'è del silicone in modo che rimane stabile. E che cosa fa questo IPM? Va ad alimentare le uscite, a erogare le tre uscite del ventilatore brushless a tre cavi. Quindi questo ha un ventilatore brushless a tre cavi. Cosa importante, abbiamo il connettore dell'espansione insieme qui. Insieme all'integrato che gestisce il connettore della valvola di espansione, abbiamo i due connettori per quanto riguarda i termistori e abbiamo questo pin che va su questa è una protezione del surriscaldamento. Dovesse surriscaldare l'IPM, questa sondina manda in protezione e va in questo connettore. E da notare, a posto della pasta termica, ha questa fascia tipo nastro. E adesso non mi viene in mente il nome, però fa da dissipatore. Non è pasta termica, ma comunque sostituisce la pasta termica e fa da dissipatore per poi, diciamo, dissipare su tutta la parte di alluminio il calore, aiutato anche dal ventilatore esterno. Poi abbiamo cosa importante da vedere, perché questi sono piccoli trasformatori in cui erogano dei millivolt. Hanno sempre un primario e secondario e solitamente sono posizionati su una linea della 220 volt. In assorbimento di corrente, questi trasformatori erogano dei segnali in millivolt che vanno a finire sul processore. Ed è importante perché quando vediamo un errore di comunicazione sulla 220 volt, in alcuni casi hanno in alcuni clima vengono chiamati errore cross. Errore cross sta in questo trasformatore, e quando vediamo questi trasformatori solitamente stanno sempre su una linea della 220 volt che, come vi stavo dicendo, poi dal secondario mandano un segnale al microprocessore. Ed è importante perché alcune volte si alterano o si aprono delle resistenze o si aprono delle piste e quindi il processore manda tutto in blocco. Bene, detto questo, abbiamo inquadrato più o meno la scheda. Ripeto, scheda di qualità, non ci sono dubbi. Per quanto riguarda il problema delle piste, abbiamo risolto. Da tener presente che quando rifacciamo le piste, come mettiamo dello stagno sopra, bisogna mettere prima, ovviamente vanno sgrattate per bene, vanno pulite per bene, bisogna mettere frussante sopra innanzitutto e poi passare con lo stagno. Andiamo a vedere che è importante quando si rifanno le piste, va visto ovviamente se avete un microscopio, andate a vedere un microscopio, altrimenti con il multimetro mettete in continuità e tra una pista e l'altra non ci deve essere continuità, perché se abbiamo rifatto le piste e siccome stanno a un millimetro di distanza tra una e l'altra, è quindi importante
è molto facile che si vada a sovrapporre lo stagno e ci dà continuità. E quindi andiamo a verificare che non ci sia continuità tra di loro, e questo è importante. L'altra cosa che dobbiamo verificare tra i punti che vediamo qua, gli eufori, e le resistenze da 100 ohm. Qui abbiamo delle resistenze da 100 ohm e possiamo andare direttamente, ci deve segnare 100 ohm dopo la resistenza, oppure possiamo andare direttamente sul piedino. È importante che abbiamo 100 ohm precisi, perché se la resistenza è da 100 ohm e ne troviamo 98 o 97 o 95, non va bene, la dobbiamo sostituire. È importante che la resistenza abbia un range del 99%, quindi questo è importante. Quindi vanno verificate le resistenze una per una, se effettivamente le resistenze risultano da 100 ohm, e soprattutto vanno verificati tutti i piedini. Sono 6 in tutto i piedini che ricevono dal processore, i segnali dal processore, e quindi da verificare. Possiamo anche verificare dal processore direttamente all'IPM, dovremmo trovare 100 ohm. Ok? Quindi questo è importante. Bene, detto questo, ci siamo fatti una bella chiacchierata su questa scheda. Ripeto, errore 8 flash dell'unità esterna. Prendete il manuale degli errori, perché comunque stiamo parlando di marchi di qualità, e quindi troveremo tutte le specifiche, tutti gli errori su questi marchi. E nel momento in cui andiamo a verificare errore 8 flash, errore dell'IPM, quindi andremo a verificare il settore dell'IPM. Un'altra cosa, e chiudo qua il video: queste due bobine sono delle bobine con un primario e secondario, sempre eroga un voltaggio in fase di assorbimento della corrente sul compressore. Queste due bobine erogano un voltaggio, ovviamente in millivolt, in cui va su questo operazionale. Infatti possiamo vedere che ci sono delle piste qui, che va su questo operazionale, in cui questo operazionale ha delle uscite che trasmette il segnale, cioè un segnale amplificato, amplifica il segnale questo operazionale, e lo trasmette al microprocessore. Questo è anche importantissimo. E vi faccio vedere i piedini possiamo vederlo qui. Questi sono i quattro piedini di questi due trasformatori. Anche questo è importante da testare. Bene, detto questo, vi voglio ricordare, chi sta guardando il video, di dare una mano al canale iscrivendosi cliccando sulla scritta iscriviti e azionando la campanella delle notifiche, in modo che vi arriva la notifica ogni volta che posterò un video, perché arriva l'estate e ci saranno un sacco di video. Bene, Rimone Frigger, questo è tutto. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video.